Ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi una piccola recensione, diciamo, della lampada Sunny di La Femme Professionnelle. Per prima cosa andrò ad aprire appunto la scatola in modo da potervi far vedere cosa troviamo all'interno. Al suo interno troveremo questo piccolo pacchetto al cui interno è contenuto l'adattatore che farà poi appunto funzionare la lampada. Troviamo anche un piccolo libretto delle istruzioni, il quale spiega come utilizzare la lampada per chi magari ha le prime armi e non sa cosa servono tutte le funzioni. E come ultimo prendiamo la nostra bellissima lampada. Dunque, la prima cosa che salta all'occhio rispetto alla lampada che già ho, io ho una Sanobi 4S, praticamente è la compattezza. È una lampada davvero davvero piccolissima. Prendendo la scatola ci sono delle avvertenze che dicono di leggere il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo. Sul laterale invece troviamo sia le specifiche tecniche che le dimensioni della lampada. Dunque ragazze, questa lampada è una lampada a doppia potenza, 48 e 24 watt, i tempi di polimerizzazione sono dimezzati, polimerizza gel acri gel semipermanente, le luci non infastidiscono gli occhi ed ha anche appunto la funzione soft che sarebbe riferita ai 24 watt. Sicuramente ci sono quelle clienti un po' più delicate che patiscono più il calore e quindi quella funzione è perfetta. Come dicevo all'inizio, questa lampada è molto piccola, molto compatta ed ergonomica, ha la basetta in metallo che si può tranquillamente staccare perché è a calamita. Dentro i LED sono disposti in modo tale che il gel o quello che comunque andate a mettere in lampada si polimerizzi letteralmente a 360 gradi, in modo che non rimanga umido oppure non polimerizzi bene. Adatta appunto ai semipermanenti dell'azienda La Femme Professionnelle, che sono molto molto pigmentati. Ci sono i tempi preimpostati di 5, 30 e 60 secondi e poi c'è anche il bottoncino per la funzione soft. In questo pezzo vi faccio vedere come i diodi LED 3.0 sono posizionati all'interno. Come potete vedere sono disposti in ogni angolo, sia sopra che nei laterali. Questa lampada, oltre ad essere molto piccola e compatta, è anche molto molto leggera e diciamo che è una soluzione salva spazio, in quanto sulla vostra postazione prenderà davvero poca superficie. Come vi avevo già anticipato, volevo fare un piccolissimo confronto con la lampada che avevo già in casa, nonché la Sanobi 4S. E la prima cosa che salta davvero all'occhio è la sostanziale differenza di dimensione, il che non è davvero poco, anzi tutt'altro, è abbastanza evidente, ecco. Questo già potrebbe essere un fattore determinante per farvi preferire, per farvi scegliere la Sunny piuttosto che un'altra lampada. E, come avete visto, dentro la Sunny c'ha anch'essa i LED, però sulla Sunny sono posizionati meglio e quindi garantisce una migliore polimerizzazione del prodotto. Ve le mostro anche messe frontalmente, così vi rendete conto letteralmente della differenza di grandezza. Da questa posizione potete vedere come i LED della Sunny arrivano fino in giù, mentre quelli della Sunny rimangono più alti, ecco, diciamo. Quindi quelli là della Sunny vi faranno polimerizzare meglio il prodotto. E questo qua l'ho constatato io di persona, perché essendo che prima usavo quella e dovevo fare, diciamo, dei lavori un po' separati, invece con la Sunny faccio entrare direttamente tutta la mano e polimerizza tutto perfettamente.
soprattutto c'è la questione dei pollici che è un po' antipatica come cosa. Ragazzi, togliamo adesso la Sanno V4S, visto che abbiamo fatto un piccolo paragone, vi mostro le ultime cose della lampada per finire questa recensione. Dunque, come dicevo prima, c'ha il suo cavetto che va inserito sul retro e poi, ecco, in questo modo va attaccato lo spinotto e poi va attaccata la presa di corrente. Come avete visto invece dalle clip precedenti, la Sunny di La Femme ha anche il sensore che nel momento in cui andrete a mettere la mano lei si accende automaticamente, però ha anche la disposizione dei bottoncini nel caso in cui doveste polimerizzare il prodotto per 30 secondi, per 5 secondi in base a cosa dovete fare. Mentre invece se andrete ad inserire la mano senza schiacciare alcuna opzione, la lampada rimarrà attiva 120 secondi. Dunque ragazze, tirando le somme, mi sento veramente di straconsigliarvi questa lampada perché oltre alle sue dimensioni ridotte è veramente molto performante. Sul sito, e vi lascio qua giù nell'info box il link, la si trova a 43,54 € piuttosto che 59,90 € perché per il momento è in offerta. Ragazzi, dico l'ultima cosa per quanto riguarda la garanzia, perché è importante sapere che se tenete il pacco originale la garanzia la fa direttamente la ditta stessa, per cui senza troppe spedizioni, senza aspettare troppo tempo, se la vedono direttamente loro. Niente, per questo video ho detto tutto e noi ci vediamo prestissimo ad un prossimo video. Ciao!